110 metri quadri interamente occupati da scenari pastorali, dettagliati, realistici e animati. Suoni, luci, movimenti, un presepe che si sviluppa nel corso degli anni, tutto inizia nel 1980. Mario Londrillo vuole esaltare il significato più spirituale delle festività e nelle mura di casa inizia a dedicare spazio al suo sogno. Meticolosità nella cura dei dettagli, come i movimenti dei pastori, o come il vagito di Gesù Bambino, o come la disposizione dell'Orsa Maggiore nello sfondo. Tutti i pezzi costruiti e assemblati dalle sue mani dietro uno studio protratto negli anni, corteccia di sughero fatta arrivare dalla Sardegna, sapientemente lavorata per non essere danneggiata dal tempo. Le statuine provengono tutte dal più celebre quartiere di Napoli dedicato al presepe, San Gregorio Armeno, una struttura di impalcature imponente, un impianto audio e uno di luci che scandiscono lo scenario dal tramonto all'alba, compreso il canto del gallo. A testimoniare la bellezza del lavoro realizzato da Mario Londrillo a Pescara ci sono i tanti curiosi provenienti da tutta Italia. Sono venuto da tutte le parti d'Italia a vedere questo bellissimo presepio, perché è un presepio permanente alla città di Pescara e a tutto l'Abruzzo, anche l'Italia. Ho dovuto creare un presepio permanente, un'opera d'arte a tutta la città di Pescara. Happy day.